Benvenuti ragazzi, oggi ci occuperemo di operazioni tra insiemi. Sì, operazioni, esattamente, perché gli insiemi, come tutti quanti gli enti matematici, possono essere soggetti alle operazioni. Certo, con gli insiemi le operazioni hanno un significato un pochino diverso rispetto ai numeri, ad esempio. Però hanno comunque le operazioni. Vediamole una alla volta. Abbiamo una situazione di questo tipo. Evidenziamo un insieme A costituito dalle lettere degli elementi A, B, C, D, E. A, B, C, D, E sono elementi dell'insieme A. Questo tipo di rappresentazione, abbiamo già detto, è una rappresentazione con Euler-Oven, quindi un diagramma di Euler-Oven. Evidenziamo poi l'insieme B, che è l'insieme costituito dalle lettere D, E, F, G e H. Come vedete, i due insiemi hanno una parte che è in comune. Hanno due elementi che appartengono contemporaneamente all'insieme A e all'insieme B. In questo caso, l'operazione che permette di evidenziare gli elementi che appartengono sia all'uno che all'altro contemporaneamente, quindi sia, si chiama intersezione ed è rappresentata da questo simbolo qui. Qui c'è scritto A intersezione B oppure A intersecato B. L'insieme intersezione, cioè l'operazione intersezione fra due insiemi, che cos'è? È a sua volta un altro insieme, quindi è un nuovo insieme, che ha per elementi tutti gli elementi che appartengono contemporaneamente all'insieme A e all'insieme B. Quindi quelli che appartengono contemporaneamente all'uno e all'altro formano il sottoinsieme, perché questo è un sottoinsieme, intersezione. C'è un'altra operazione che possiamo fare, che è un pochino più semplice dell'intersezione, che è l'unione. L'unione, se vogliamo, è un'operazione simile all'addizione, perché come vedete, quando io dico A unito B, prendo tutti quanti gli elementi sia di A che di B contemporaneamente. In questo caso, gli elementi che compongono l'insieme unione, qui si legge A unito B, è un insieme che è composto da tutti quanti gli elementi sia di A che di B, A, B, C, D, E, F, G, H. Tutti quanti gli elementi sono presi perché io prendo sia A che B. Una cosa mi sono scordato di dire di A intersecato B, che è, come l'addizione, ha una proprietà, che è la proprietà commutativa, come l'addizione e la moltiplicazione, cioè dire A unito B è la stessa cosa che dire B unito A. Perché ho fatto questa precisazione? Perché adesso andiamo a vedere un'altra operazione, che è la sottrazione fra insiemi. Per esempio, io dico, faccio A meno B, A sottrazione B. Questo slash può essere rappresentativo della sottrazione, oppure in genere è rappresentato anche con un meno. Se io dico A meno B, sto dicendo prendo tutti quanti gli elementi di A che non appartengono a B. In questo caso, D ed E appartengono all'insieme B, quindi io prendo solo gli elementi che appartengono ad A e non appartengono all'insieme B. Abbiamo visto prima che questi due sono un'intersezione, quindi se io al mio insieme ci levo un'intersezione, automaticamente ottengo l'insieme sottrazione. La sottrazione non ha la proprietà commutativa. E anche in questo caso non è la proprietà commutativa non esiste, perché se io invece di dire A meno B, abbiamo visto che A meno B è costituito dagli elementi A, B, C, se dico l'inverso, cioè B meno A, ottengo che cosa? Ottengo elementi diversi, perché dire B meno A è dire prendo tutti gli elementi di B che non appartengono anche ad A. Abbiamo detto che D ed E appartengono contemporaneamente a tutti e due, quindi non li prendo. E il mio insieme sottrazione, B meno A, stavolta sarà fatto da F, G ed H. Quindi sono due insiemi diversi, nascono due sottoinsiemi diversi. Al contrario della nostra intersezione o intersecato, che presa come A intersecato B oppure B intersecato A, non cambia, sempre D ed E sono gli elementi. E con questo abbiamo concluso. Alla prossima!